Nel video precedente ho introdotto l'ideologia latina, chiarendo anche quali fossero gli esponenti secondo il canone tramandatoci da Quintiliano. Tra questi c'è Tibullo, poeta del quale non abbiamo molte notizie, alcune le possiamo però ricavare dalle sue stesse elegie e dai rapporti che egli instaurò con Messalla Corvino. Per esempio, sappiamo che lo seguì nella spedizione in Aquitania e che si svolse nel 30, e ciò ci fa supporre che la data di nascita debba collocarsi più o meno intorno al 50, perché l'età per il servizio militare era tra i 18 e i 20 anni. Da un epigramma di Domizio Marzo sappiamo che morì subito dopo Virgilio, quindi la data di morte si colloca tra il 19 e il 18 a.C. Oltre a questi epigramma abbiamo anche una vita di Tibullo, nella quale si dice che fu un cavaliere romano di Gabi, bello d'aspetto ed eleganza, e fu più di ogni altro affezionato all'oratore Corvino Messalla. E alla fine delle spedizioni militari al seguito di Messalla, egli conobbe Orazio, che era 10 anni più anziano, e che gli dedicò due componimenti, dai quali emerge un carattere malinconico, quindi Orazio ci dà un ritratto malinconico del poeta. Ovidio gli dedica un episodio negli Amores, nei quali fa riferimento alle due donne che egli canta nelle sue elegie. Così Nemesi, così Delia avranno lunga celebrità, l'una sua passione recente, l'altra suo primo amore, quindi fa riferimento alle due donne che vengono cantate da Tibullo. Sotto il suo nome noi abbiamo una raccolta di componimenti elegici in 3 libri a cui si dà il titolo di Corpus Tibullianum. I primi 2 libri sono certamente autentici. Il terzo è stato composto da poeti che appartenevano al circolo poetico di Messalla Corvino ed è entrato a far parte del corpus. Il primo dei 2 libri tibulliani comprende 10 elegie ed è dominato da due figure, quella di Delia, la donna amata, e quella di Marato, un giovinetto amato che comunque tradirà il poeta. E a Delia sono dedicate la prima, la seconda, la terza, la quinta e la sesta elegia. E le poesie del primo libro dedicate a lei vanno datate tra il 32 e il 26 a.C. Se partiamo dal presupposto che Delia sia realmente vissuta, il suo nome doveva essere Plania, come afferma Apuleio nell'Apologia. Ma Tibullo preferì chiamarla, secondo l'uso della tradizione neoterica ed elegiaca, Delia, in riferimento sia al greco Delos, sia a Diana nata a Delo. Lo sfondo entro il quale si colloca l'idillio del poeta è duplice. Da una parte c'è la città, Roma, che è la città a cui Delia appartiene. Dall'altra c'è la campagna, in cui il poeta vorrebbe condurla per sottrarla all'ambiente corrotto in cui vive. Tibullo tuttavia non riesce a sottrarre la donna al ricco dominus a cui lei è legata e che la controlla attraverso i suoi custodes. Di qui il tema caro al poeta del conflitto tra la sua paupertas e la ricchezza del protettore di Delia. Le elegie invece dedicate a Marato sono la quarta, l'ottava e la nona e si collocano probabilmente in data anteriore a quelle per Delia. Allora, iniziamo l'analisi dell'elegia incipitaria. Questa elegia è importante perché solitamente in posizione incipitaria venivano collocate dai poeti, l'abbiamo già visto con Orazio, per esempio, nell'Ode 1-1 a Mecenate, venivano dedicate ad esporre i principi di poetica a cui si ispirava la produzione. In realtà qui Tibullo fa dell'Ode 1-1 un'ode programmatica, nella quale però espone la sua scelta di vita. In effetti dico quest'ode è piuttosto complessa e anche piuttosto lunga, perché si tratta di 78 versi se non ricordo male, e quindi l'ho suddivisa in delle sequenze. La prima sequenza comprende i versi da 1 a 24. Non la presento tutta in latino, ma la farete parte in latino e parte in traduzione. Allora, questa prima sequenza contiene una priamel. Il poeta contrappone a uno stile di vita Philogrammatos e Philodoxos, rappresentato carico di ansie e pericoli, uno improntato invece all'autarcheia.
in un mondo contadino, primigenio, dove i valori fondamentali sono la pietas e la parsimonia. Si tratta della prima delle cinque elegie che lui compone per Delia, composta però come terza nell'anno 29, dopo che il poeta ammalatosi a Corfù si era ripreso, ma non aveva intenzione di raggiungere Messalla in Oriente. Era infatti tornato in Italia dove aveva rivisto Delia. L'invito di Messalla a partecipare alla spedizione in Oriente avrebbe allettato a Roma molti che ambivano a entrare a far parte del seguito di un generale o di un governatore di provincia per arricchirsi in breve tempo, ma Tibullo di quelle ricchezze non sapeva cosa farsene, anche se il suo patrimonio era ormai ridotto dalle confische a favore dei veterani e gli preferiva vivere tranquillo, contento di poco, e, nella vita serena che la campagna poteva offrirgli, onorando con antiche cerimonie gli dei indigeni. La Speranza, Silvano, Termine, Cerere, Pale, Ilari, e amando la sua Delia, senza preoccuparsi appunto di quello che gli altri potessero pensare di lui. E a un certo punto della elegia, infatti, dice: Mi chiamino pure pigro e inetto, segnis et iners in latino, purché io possa stare con te. In questa elegia compaiono molti dei temi comuni, abbiamo detto topoi, del genere. Letterario, ma anche dell'età augustea, cioè la serenità dei campi contrapposta ai rischi e alle preoccupazioni della spedizione militare, il vantare la propria onesta paupertas, l'otium contrapposto al negozium. L'elegia è composta di elementi che non si susseguono in un ordine rigorosamente logico e quindi è facile ecco, che ripeta più volte uno stesso concetto. E la maggior parte di questi motivi comunque non sono nuovi e possono essere rinvenuti anche nella poesia erotica greca, in Teocrito o nei poeti d'età ellenistica, che sono appunto i modelli. Allora, la Priamel caratterizza la prima parte di questa sequenza. Vengono elencati comunque solo due stili di vita, non come nell'ode proemiale di Orazio, in cui c'era una lunga sequenza. Qui gli stili di vita sono appunto quello di chi ama le ricchezze e la gloria, invece quello di chi vuole la serenità nella campagna, senza assolutamente preoccuparsi, ecco, del giudizio altrui. Allora, inizio a leggere il testo in lingua originale di questa prima sequenza. Leggo metricamente, secondo quanto già detto, si tratta di distici elegiaci. Per quanto riguarda i colori e l'evidenziazione, allora chiarisco, come già fatto in qualche altro PowerPoint, che sottolineo e metto in grassetto i verbi di modo finito. Invece quelli infiniti, i participi per esempio, quindi i modi indefiniti, li metto solo in grassetto. In rosso metto il soggetto della frase, in viola metto l'accusativo quando ha funzione di complemento oggetto. Tutto il resto non lo metto in evidenza, ma nel tradurre lo analizzo. E vi farò notare come i distici spesso abbiano valore autonomo. Anche a livello di contenuto, come avevo anticipato quando ho parlato delle caratteristiche generali del distico in questa poesia. Divitia assa lius fulvo sibi congera Tauro, et neat culti iugera multa soli. Quem laborat si duus vicino terre at hoste, martia cuisam nos classica pulsa fugent. E congerat e teneat, così come terreat e fugent, sono congiuntivi concessivi. Quindi alius un altro, congerat ammassi pure, divitias ricchezze, fulvo auro di biondo oro, sibi per sé. E possieda, iugera multa, molti iugeri, culti soli di terreno coltivato. Un altro che laborat sidus, la fatica continua, terreat impaurisca vicino oste a causa del nemico vicino, al quale martia classica, quindi le trombe marziali, le trombe di guerra, pulsa suonate, fugent, metteranno in fuga somnos, il sonno. Me, mea paupertas, scusate, devo leggere meticamente.
Memea, pauper, tas, vita, traducat, inerti, dum, usat, situo, luce, attigne, focus. Nei quattro versi precedenti, lo stile di vita che veniva criticato, concesso per essere criticato, era quello di chi vuole ottenere ricchezze anche attraverso l'attività militare, stile di vita che lui comunque aveva seguito fino a poco tempo prima. E in questi due versi invece il poeta propone il proprio stile di vita, notate la allitterazione, memea, e anche la struttura chiastica, divitia salius, me mea paupertas. Divitia se era l'oggetto, me è l'oggetto, alius era soggetto, qui il soggetto è la paupertas. Con paupertas non si intende comunque la povertà, ma si intende uno stile di vita medio, quindi modesto, a cui non manca nulla. Me, mea paupertas, vita tradugat inerti, quindi me, la mia condizione di paupertas, ma possiamo tradurre anche di autonomia, seppur nella modestia della mia condizione economica, traducat, mi conduca, vita inerti, è un complemento di modo per luogo, in una vita inerte, inattiva. Dum, purché, quindi questo è un dum con un valore condizionale, purché è meus focus, il mio focolare, luce at brilli di un fuoco continuo. Quindi qui è il fuoco del camino ad essere continuo, prima invece ad Sidus era attribuito al labor. Avete notato, penso, la presenza di questi iperbati, il meus focus, per esempio, il martia classica, vicino Oste, quindi l'iperbato viene utilizzato molto frequentemente. Ipse seram teneras, maturo tempore vites, rustico set facili, grandia poma manu. Nec spes destituat, sed frugum semper acerbos, preveat et pleno, pinguia musta lacu. Io stesso, ipse, seram coltiverò, a tempo opportuno, pianterò, scusatemi, a tempo opportuno, maturo tempore, vites teneras, le tenere viti, e rusticus, fattomi contadino, da contadino, e facili manu, quindi con una mano abile, e grandia poma, alberi da frutto. E nec spes destituat, non venga meno, in questo caso il congiuntivo a valore esortativo, non venga meno la speranza, ma sed prebeat offra, sempre mucchi di frugum di messi, et pinguia musta e mosto denso, pleno lacu, nel tino ricolmo. Nei versi successivi si fa riferimento alla devozione e alla pietas del poeta nei confronti delle divinità agresti, in particolar modo si parla anche di oggetti tipici a cui venivano attribuiti poteri magici, come il tronco abbandonato, la vecchia pietra, ma ci sono anche Cerere, Priapo e Ilari. Quindi il poeta, mentre nega l'attività politico-militare, quindi mentre sembra voler fuggire ai valori del Mos Maiorum, in realtà lui sta semplicemente selezionandone altri che sono più nelle sue corde. Quindi la vita in campagna era anche uno dei desideri di Augusto, quello della restaurazione morale, del ritorno alla campagna. L'abbiamo già visto con Virgilio, le Georgie che rispondevano proprio a questa esigenza augustea, e quindi Tibullo alla fine non è proprio troppo lontano dal desideri, dalle aspettative, ecco, augustee in questo senso, perché comunque dà valore a queste esperienze, anche se il contesto non è veramente quello agricolo, ma è più un contesto idilliaco.